Sul fatto che io devo puntare sulla sicurezza privata non mi sta bene, perché io posso puntare anche il 100% sulla sicurezza privata, però me lo defalcate da quelli che sono i nostri impegni di tasse e di quant'altro che noi abbiamo a fondo all'anno. Ma mi dite, allora, il tema della sicurezza non è un argomento che lo Stato oggi si impegna a portare, a risolvere, perché non siamo in grado? No, ormai allora, è fallita, cioè, bravo, mi fai uno sconto, mi fai uno sconto e io so che con te non ho da pretendere nulla, ma dato che a me i sconti non me li fa nessuno, anzi mi vengono a cercare di prendere sempre di più, io questo non l'accetto. Per me la sicurezza privata è un optional. Io compro un'automobile che abbia quattro ruote e uno sterzo, non posso comprare un'automobile che mi dicono no, lo sterzo è un optional e le ruote sono un optional. Io pago le tasse, contribuisco al PIL di questa nazione e la sicurezza per me è alla base, ma questo come imprenditore, come impresa, nel rispetto mio, dell'azienda, dei dipendenti, ma più che altro è un problema sociale, perché anche le nostre famiglie non sono più, non è più garantita la sicurezza. No, non è solo un problema dell'azienda. Ecco, è proprio un problema sociale, quindi sì, a questo punto me lo defalchi dai costi che io sostengo in fondo all'anno, dalla sicurezza privata ci pensiamo da soli. Chiamiamo la legione straniera, la possiamo pagare, prendiamo 100 legionari della legione straniera, li facciamo venire ad Arezzo e la sicurezza privata ce la facciamo da quindi soli. Quindi il problema, dici te, di quanto sono bravi quelli che fanno la vigilanza? A me non interessa, capito? Io non me lo pongo, perché non è che io devo, lo devo risolvere io il problema lo devono risolvere gli altri. Chi fa questo di lavoro? Tante volte preferisco chiamare la vigilanza privata, però questa vigilanza privata bisogna che sia un pochino più formata, perché sono ragazzi in gamba, volenterosi, con voglia di fare, per l'amor del cielo, però devono avere una formazione. Non possono uscire dalla mia azienda con una barra a mano perché gli fa figo tenerla su, la devono tenere giù, si devono nascondere, ma devono proteggere le aziende, ma la loro vita devono proteggere, perché io glielo dico mille volte, dico ragazzi avete dei valori talmente elevati in mano, che se uno vi spara e vi porta via il pacco, dico voi rimanete lì, cioè io aspetto che mi paghi l'assicurazione, ma voi ci rimettete la vita, quindi questo è fondamentale, che ne siano consapevoli di questo.